Buonasera a tutti dalla delegazione Francesco V di Croce Reale. Siamo al terzo incontro di questo piccolo programma fatto dalla delegazione e dopo aver parlato degli ultimi duchi di Modena con Elena, dei rapporti tra Casa Savoia e Casa d'Este con il nostro presidente di Croce Reale, adesso parleremo di un'altra casata molto legata agli Este, agli Asburgo d'Este in particolare, i Wittelsbach. Con noi a parlare di questo casato c'è un grande esperto della Baviera e della sua storia, il Antonio Quarta. Adesso ve lo presento, ecco. Antonio, ciao. E Ciao Angela, buonasera a tutti. in particolare, oltre che del casato Wittelsbach, ci parlerà ovviamente dei genitori dell'ultima duchessa di Aldegonda, del re Ludwig I e di sua moglie, la regina Maria Teresa di Sassonia-Ilburghausen. Scusate la pronuncia, ma io il tedesco mi piace sentirlo parlare, ma non riesco a parlare ancora. Niente, io ringrazio ancora Antonio di aver accettato per due volte questo invito della delegazione. In questo incontro ci parlerà del casato Wittelsbach e di questi due regnanti. Nel prossimo invece ci parlerà di Re Ludwig, il re delle fiabe, perché l'ultima duchessa di Modena era zia del re delle fiabe. Lascio la parola ad Antonio e io sparisco e metterò le slide quando me lo dice lui e buona conferenza a tutti. Buonasera a tutti, sono Antonio Quarta, abito e lavoro qua a Ferrara. Innanzitutto mi preme ringraziare Angela Baranzoni, che conosco da tempo e che stimo, che è la presidente della delegazione di Francesco V di Modena. Mi preme anche ringraziare il dottor Nucera Fabrizio, presidente dell'Associazione Federale Croce Reale. Un ringraziamento doppio a Angela per avermi invitato a questa conferenza online storica su un tema a me molto caro, la Baviera, i Wittelsbach. E soprattutto Re Ludwig II di Baviera. Mi ha chiamato esperto, ringrazio anche di questo. Sono, penso, un profondo conoscitore. Tutto è nato col mio primo viaggio in Baviera nel 2007 e da quel giorno ho iniziato seriamente a studiare la Baviera, la sua terra, la sua gente, la sua arte e la sua storia. Ho scritto due libri sui miei viaggi in Baviera che hanno vinto e sono stati riconosciuti anche in alcuni concorsi letterari. Il mio secondo libro è ancora in vendita tuttora, è in vendita anche in Baviera e di questo sono molto contento perché ha ricevuto unitamente al primo riconoscimenti dall'Ente Nazionale Germanico del Turismo di Milano, che è la più alta autorità in Italia per quanto riguarda il settore del turismo, e ha avuto anche riconoscimenti presso il Bayerisch Verwaltung der Staatlichen Schlösser, Karten und Seen, cioè l'amministrazione statale bavarese dei castelli, giardini e laghi di Baviera. Ricevo ogni giorno parecchie testimonianze di ringraziamento, riconoscimento per quello che scrivo, perché
Io lavoro ogni giorno anche sul mio sito, ne parlerò poi di più nella prossima puntata. E questa sera parleremo di questo casato dei Wittelsbach che in Baviera sono molto conosciuti. E ovviamente la storia della Baviera è, secondo me, profondamente legata alla storia dei Wittelsbach. Ho avuto modo di conoscere alcuni eminenti personaggi della dinastia dei Wittelsbach. Ho conosciuto il principe Leopold di Baviera durante il 130° anniversario della commemorazione del re Ludwig sullo Starnberger See nel 2016 e sono stato invitato due volte dal principe Luitpold di Baviera nel suo castello di Kaltenberg e anche nella importantissima manifestazione che è il torneo di Kaltenberg, sempre in Baviera. Ma chi sono questi Wittelsbach? Quando sono nati? Quanto hanno legato la loro presenza alla Baviera? Diciamo che storicamente il primo documento e il primo personaggio legato alla dinastia dei Wittelsbach ci riporta indietro fino al 1045, quando un certo duca, Otto, si dice faceva parte di questo casato dei Wittelsbach che ancora non era nato, diciamo, effettivamente sulle basi della Baviera. Ufficialmente la Baviera diventa e passa sotto il dominio dei Wittelsbach dal 1180 ed è arrivata fino al 1918, perciò essa è una delle più antiche e longeve dinastie e casati europei nel panorama europeo, perché guida, conduce la Baviera per 738 anni, prima come duchi, poi come principi elettori e quando la Baviera diventa regno, come re. Abbiamo detto il 1180 perché nel 1180 l'imperatore Federico Barbarossa trasferisce il ducato di Baviera al conte Otto von Wittelsbach. Questa è la data, diciamo, molto importante perché segna l'inizio dell'unione della dinastia dei Wittelsbach, che è veramente molto articolata e molto lunga come albero genealogico, fino, ripeto, al 1918. Un'altra data molto importante è il 1329, quando con il Trattato di Pavia la dinastia dei Wittelsbach si divide in due rami, quella palatina e quella vera e propria dei Wittelsbach. Vediamo intanto la didascalia 1 e così possiamo vedere la Baviera oggi con la sua capitale che è Monaco, nella, diciamo, bassa Baviera fino al confine a nord con la Turingia.
Attualmente la Baviera è divisa in quattro regioni. All'epoca, nella dinastia dei Wittelsbach, con l'inizio del regno, la Baviera era conosciuta solamente nella parte inferiore, quella verso le Alpi. La Franconia, che si trova a nord della Baviera, fu aggiunta poi in seguito. Perciò questa dinastia dei Wittelsbach, nel momento in cui si divide, si viene anche a concordare una specie di mutuo soccorso, nel senso che se un ramo non aveva eredi, come poi accadrà, vedremo. Ovviamente poteva subentrare nella conduzione dello Stato bavarese l'altro ramo. Vediamo che questo ducato, all'epoca la Baviera è un ducato, viene inizialmente diviso in tre distinti ducati o regioni, quello di Monaco, che poi diventerà la capitale, quello di Landshut e quello di Ingolstadt, entrambe città a nord di Monaco. E dopo il trattato, come abbiamo detto, di Pavia del 1329, trattato importantissimo nella storia della Baviera, perché come abbiamo detto ci sono due rami, quello bavarese e quello palatinato. Vediamo che nel 1506 il duca Albert IV stabilisce l'importante regola della primogenitura e fa di Monaco da quell'epoca, da quel periodo lì, Monaco la fa diventare la capitale della Baviera superiore, come si chiamava all'epoca. Vediamo che la Baviera, la famiglia dei Wittelsbach, pertanto inizia a condurre sotto vari duchi e principi elettori la regione bavarese fino quasi ai nostri giorni, abbiamo detto fino al 1918. E se andiamo a vedere la didascalia numero 2, vediamo lo stemma che è quello in atto durante il regno del re Ludwig I, che sarà poi il padre della nostra Adelgonda. Questo è proprio lo stemma ufficiale della dinastia del regno bavarese, dove al centro si può vedere i quattro spicchi che contraddistinguono le regioni della Baviera, con sopra la corona reale, perché la Baviera, abbiamo detto, diventerà un regno, e con i leoni dorati, simbolo di potenza della Baviera. Ma in tutta la Baviera ci sono diversi segni di questa dinastia. Se vediamo la figura numero 3, andiamo a vedere il monumento nazionale che rappresenta la didascalia, che rappresenta la famiglia dei Wittelsbach. Questo monumento si trova a Unterwittelsbach ed è proprio il monumento nazionale che fu eretto laddove prima esisteva un castello. Questo monumento fu eretto
per il 25esimo compleanno di re Ludwig I, perciò nel 1835, ed è tuttora il monumento ufficiale della dinastia dei Wittelsbach. Pertanto abbiamo detto che questo è il monumento dei Wittelsbach, dove prima sorgeva un castello, e perciò parliamo del 1200, appena i Wittelsbach prendono pieno possesso della Baviera. E in seguito, nel 1623, la famiglia dei Wittelsbach dà per la prima volta un duca al regno alla Baviera, anche se già in precedenza la dinastia dei Wittelsbach aveva dato al mondo un imperatore. Infatti, Ludwig IV der Bayern, Ludwig IV il bavarese, che nacque nel 1313 e morì nel 1347, fu imperatore del Sacro Romano Impero per circa 30 anni. Questo Ludwig IV è molto importante nella storia dei Wittelsbach. La sua tomba monumentale si può vedere ancora oggi presso la Frauenkirche, la cattedrale di Monaco, all'ingresso. E non fu comunque il solo imperatore che la dinastia dei Wittelsbach diede, perché la dinastia dei Wittelsbach fino al 1918 darà al regno di Baviera, darà alla Baviera ben tre personalità che si fregeranno di titolo di re o imperatori. Dopo Ludwig IV, che è il primo imperatore, abbiamo anche Rupert I, che regnerà come re dell'impero romano tedesco per 10 anni, dal 1400 al 1410. E per ultimo abbiamo Karl VII Albrecht, che sarà imperatore solamente per 3 anni, dal 1742 al 1745. Questo imperatore, Carl VII, segue dopo la morte l'imperatore Carl VI, che proveniva dalla dinastia degli Asburgo. Perciò stiamo vedendo che questa famiglia Wittelsbach è veramente un tutt'uno con la Baviera, sia oggi che nei secoli addietro. Prima di arrivare a Ludwig I, nel 1777, vediamo che la dinastia dei Wittelsbach termina perché non ci sono eredi. E perciò le sorti della Baviera seguono la dinastia del Palatinato con l'elettore Karl Theodor. Perciò questa figura, Karl Theodor, nel 1777 diventerà l'unico erede della dinastia Wittelsbach come elettore palatino bavarese. Pertanto i re che dal 1806 regneranno in Baviera
derivano direttamente dal Palatinato e non più dalla famiglia dei Wittelsbach originale, perché, come detto, nel 1777, senza eredi, il ramo di cui abbiamo parlato prima, grazie alla suddivisione del Trattato di Pavia nel 1329, viene a cessare. Perciò vediamo che quando la Baviera poi diventa regno, grazie a Napoleone e grazie al legame che aveva Max I, che diventerà poi il primo re di Baviera, la dinastia dei Wittelsbach porta fino ad oggi diversi re fino ai nostri giorni, fino al 1918, con il primo re di Baviera, che è Max I, a cui poi seguirà Ludwig I, di cui parleremo più diffusamente, a cui seguirà Ludwig Maximilian II, a cui seguirà Ludwig II, e poi come ultimo re di Baviera, dopo la reggenza di Luitpold, all'indomani della morte del re Ludwig nel 1886, abbiamo Ludwig III, che guarda caso è imparentato ancora con la famiglia degli Asburgo. Vediamo la didascalia numero 4 e andiamo a vedere una foto dei genitori di Aldegonda, della duchessa, la regina, la futura regina Teresa Hildburghausen di Sassonia e Ludwig I. Questa foto qui è tratta, questi quadri sono tratti dal Museo di Monaco e sono inerenti al matrimonio nel 1810, il 12 ottobre, che è una data importantissima nel regno di Baviera, perché i festeggiamenti verso Ludwig I e la sua consorte sono talmente importanti e proseguono per talmente tanti giorni che tutta la popolazione di Monaco è contenta di questa festa e sarà il lascia passare dell'attuale Oktoberfest. Infatti, dal 1810, proprio in occasione del matrimonio tra Ludwig I e Teresa, nasce proprio l'Oktoberfest, che poi si evolverà fino ai nostri giorni. Ci sono tante date importanti nella storia della Baviera andando a ritroso. Se vediamo la didascalia 5, vediamo un monumento molto importante per la storia della Baviera. Qua siamo a Unterwittelsbach, che non è molto distante da Monaco, e questa colonna ricorda un'importante battaglia, la battaglia di Gammelsdorf, quando nel novembre del 1313 le truppe bavaresi si scontrano contro le truppe degli Asburgo per questioni di
possedimenti tra la Baviera del sud, che era guidata da un re, da un duca bavarese, e i duchi dell'Alta Baviera, che volevano lasciare il proprio territorio alla famiglia degli Asburgo. Questo motivo qua crea un'incomprensione tra le varie casate dei Wittelsbach, fino ad arrivare a questa battaglia che viene ricordata tutti gli anni in Baviera e che porta poi a importanti stravolgimenti nella storia di Baviera. Le truppe bavaresi hanno la meglio sulle truppe austriache e questo determina, diciamo, la Baviera di oggi. All'inizio di questa battaglia le truppe bavaresi soccombono, ma grazie a una genialità del comandante delle truppe bavaresi, che chiama alcune riserve, riesce a stravolgere il risultato finale e le truppe austriache devono ritirarsi. Devono ritirarsi e per ritirarsi devono passare da un ponte all'epoca che, sotto il peso di tutti i soldati e di tutti i cavalli, crolla, distruggendo quasi completamente tutte le truppe degli Asburgo. Perciò la storia dei Wittelsbach, legata alla storia della Baviera, è costellata da molte date importanti che ancora oggi sono molto ricordate. Infatti nella foto vediamo che c'è una specie di omaggio floreale con i colori della Baviera, perché, come detto, ogni anno questa battaglia viene ricordata e i fedeli, diciamo, della Baviera sovente si riuniscono proprio qui per commemorare date storiche. Se andiamo a vedere la figura numero 6, vediamo una bella immagine della futura regina, della futura consorte di Ludwig I, a cui il re, all'epoca il principe ereditario, fece una lunga corte, si racconta, e quando si sposa nel 1810, come detto, i festeggiamenti sono talmente importanti che saranno ripetuti nel tempo. All'epoca Ludwig I è un principe ereditiero, diventerà re 15 anni dopo, ma già ha le idee molto chiare sulla storia della Baviera, sull'arte che aveva preso da suo padre. Se vediamo la foto numero 7, forse riconosciamo uno dei 9 figli di Ludwig, che è proprio Adelgonda. Questo è un quadro che si trova presso la residence. Già, se mi intrometto, ma quello te la frega. Va benissimo, nessun problema. Si trova a Monaco e mi è stata concessa dall'amministrazione bavarese. Abbiamo detto perciò di questo re Ludwig I, del fatto che nasce l'Oktoberfest, e in quell'epoca lì
se vediamo la figura numero 8, ci sono tantissimi documenti ufficiali che ricordano proprio questi grandi festeggiamenti che si chiameranno poi Oktoberfest. Qua vediamo un documento ufficiale del 1810 che riporta le date del 1810 e del 2010 per i 200 anni dell'Oktoberfest, e al centro si possono vedere le raffigurazioni della regina e del re, anzi, scusate, del principe ereditario, perché, come abbiamo detto, Ludwig I, quando si sposa, non è ancora re di Baviera, in quanto il primo re di Baviera è Max I, che regnerà quale primo re dal 1806 al 1825. Vediamo un'altra bella foto di re Ludwig I a cavallo mentre entra nella città di Monaco con le sue truppe, e nella foto numero 10 vediamo un altro quadro importante, un'altra raffigurazione che si trova nella residence di Monaco, unitamente a tutti i re di Baviera e unitamente ai duchi ed elettori. C'è una lunga sequenza di immagini, io ho preso questa per ricordare ancora una volta i genitori, il genitore della duchessa Adelgonda. Perciò abbiamo detto che ci sono date molto importanti in Baviera sotto la dinastia dei Wittelsbach. Re Ludwig I prende le redini del regno di Baviera, abbiamo detto, nel 1825, e lui nasce nel 1786, e diciamo che la sua infanzia non è molto felice, perché i primi suoi anni corrispondono al periodo della Rivoluzione francese. E questa situazione qui, questi tumulti legati alla Rivoluzione francese, spingono questo re, questo futuro re, a un'avversione verso la Francia che a Monaco è molto evidente nei monumenti che lui fece erigere durante il suo regno. Nonostante il re abbia a cuore le sorti della sua Baviera, della sua città, è anche un re che ama il divertimento. Fa il primo viaggio in Italia nel 1804, ancor prima di diventare re, e qui inizia ad apprezzare l'architettura classica, la poesia, perché sappiamo che farà anche qualche poesia, il romanticismo. E con il matrimonio, abbiamo detto, questo re diventerà il re di Baviera. Quando poi inizia a regnare, Ludwig I ha le idee molto chiare su ciò che vorrà portare nel regno. Vediamo che all'inizio del suo regno le sue idee sono piuttosto liberali, ma nel corso
degli eventi nel corso degli anni, la sua politica prende una piega diversa. E diventa perciò fondamentale il fatto che Ludwig I combatte ogni forma di rivoluzione e vede, diciamo, come aspetto principale un modello di integrazione con tutte le regioni, con tutti quei territori che la Baviera acquisisce nel momento proprio in cui diventa regno. Se vediamo, andando avanti con le foto, vediamo un'altra data molto importante, è una raffigurazione che riprende la prima linea ferroviaria di Germania, da Norimberga a Fürth, circa 7 km, che fu costruita nel 1835, proprio sotto il regno di Re Ludwig. Ed è anche questo argomento è molto importante perché sotto questo re la Baviera si avvantaggia della prima linea ferroviaria che dopo 4 anni verrà ampliata fino ad arrivare a Monaco. Perciò, anche dal punto di vista prettamente industriale, Re Ludwig I ha le idee molto chiare e ovviamente vuole portare la Baviera e la sua Monaco a diventare una città molto importante. Infatti, proprio sotto il regno di Re Ludwig e della regina Teresa, Monaco diventa al centro dell'attività culturale e artistica d'Europa. Se andiamo a vedere la foto successiva, vediamo il municipio di Monaco in stile neogotico al centro della città, un bellissimo esempio di architettura neogotica costruita tra il 1861 e il 1864. E nella foto successiva vediamo proprio la torre centrale. Ho messo questa foto perché non tutti vedono quando stanno dinanzi al municipio, al Rathaus di Monaco, le quattro statue che abbiamo davanti adesso. Esse sono le statue dei re, partendo da sinistra. Abbiamo Max I, poi abbiamo proprio Ludwig I, poi a destra Maximilian II e Ludwig II. Sono stati messi all'esterno del municipio, mi hanno raccontato, perché per far vedere che quando l'edificio fu costruito, i re furono posizionati in questa esternamente al municipio proprio per far capire che il municipio è dell'intera popolazione e non solo della nobiltà. Ecco perché all'esterno sono state messe le figure dei re, che comunque andavano all'epoca dovevano essere ricordate e furono pertanto messe fuori per questo motivo. Andando avanti con le foto, vediamo un altro
Un'altra testimonianza della dinastia Wittelsbach a Monaco e in Baviera. Questa è la famosa ed è la più bella fontana di Monaco, proprio la fontana Wittelsbach, che fu costruita verso la fine del 1800, no, verso la fine del 1800, all'indomani della chiusura e del completamento di tutta la rete idrica di Monaco di Baviera. Vediamo la foto successiva. Questa bellissima chiesa è una delle tante chiese che troviamo al centro di Monaco ed è la chiesa di Ludwig in stile romanico, con l'ingresso vegliato dalla statua di Cristo e dei quattro evangelisti. Questa chiesa è molto importante perché al suo interno, possiamo vedere, si trova il secondo più grande affresco dell'altare maggiore del mondo. Ed è veramente una cosa molto molto bella e molto molto suggestivo. Una chiesa che merita di essere vista, dedicata a Ludwig. È molto famosa a Monaco. Se vediamo la foto successiva, abbiamo qui un altro importantissimo palazzo o castello, il castello di Nymphenburg, che non è riferito proprio a Re Ludwig, ma è molto importante perché al suo interno ci sono poi dei motivi che ci riportano a Re Ludwig. Questo castello qui fu il regalo che il principe elettore Ferdinando Maria di Baviera diede alla sua consorte Enrichetta Adelaide della corte di Torino per la nascita del loro primo figlio maschio, Max, nel 1662. E già qui possiamo anche vedere il binomio Baviera-Italia, questa unione che era già nata e che anche con questo prezioso regalo, diciamo, continua. Andando avanti con le foto, all'interno Re Ludwig abbiamo detto che amava l'arte, ma amava anche le bellezze femminili. Infatti fa costruire una serie dal pittore di corte, una serie di belle donne bavaresi, prese da tutti i ceti sociali e questa raffigurazione qui si narra, figlia di un contadino di umili origini, che fosse la più bella delle ragazze che furono immortalate dal pittore di corte. La foto successiva invece ci riporta alla famosa Lola Montez, che di origini irlandesi, che all'indomani di essere stata proclamata duchessa di Landsfeld dallo stesso Re Ludwig, fu poi uno dei motivi della caduta del regno da parte di Ludwig I. Vediamo la foto successiva. E vediamo un altro importantissimo monumento
che ci riporta al periodo di Re Ludwig I, che si trova a Monaco. Questa è la grande statua della Bavaria, che fu il primo monumento imponente in ghisa, alto 18 metri e 27 metri complessivamente con il piedistallo, che all'epoca era precedette perfino la Statua della Libertà di New York. È una importantissima figura, un'importantissima statua che veglia proprio il prato dove ogni anno si svolge l'Oktoberfest. Questa statua è visitabile anche dall'interno e si sale fino alla testa e dagli occhi si vede tutto il panorama circostante. La salita non è molto agevole, però ne vale veramente la pena. Vediamo la foto successiva. Dopo aver visto la statua della Bavaria, vediamo un altro monumento importante che ci riporta a Ludwig I. Mentre a destra vediamo la chiesa dei Teatini, che fu eretta anche grazie a importanti maestranze italiane e sotto sempre la duchessa Enrichetta Adelaide di Savoia, già moglie di Ferdinando Maria di Baviera, vediamo il Feldherrnhalle, che riprende un po', sicuramente l'avete riconosciuto, la loggia di Firenze. Questo monumento ha al centro due statue. Una è il conte Tilly e una è un generale von Wrede. Il conte Tilly divenne uno dei comandanti della Lega Cattolica Bavarese che riuscì a fermare l'avanzata protestante in Baviera ed è per questo molto ricordato. L'altro è un generale che combatté durante le guerre napoleoniche, perché, come ho detto, il futuro re Ludwig I nasce negli anni proprio che vicini alla rivoluzione francese e nasce in lui questa grande avversione verso la Francia e verso Napoleone Bonaparte, e anche se la storia racconta che fu proprio Napoleone, grazie ai servigi del re precedente, che diede alla Baviera l'autorizzazione a divenire regno. Andiamo avanti con le foto. Ecco un altro monumento molto importante di Monaco, il Siegestor, anch'esso ricorda la campagna bavarese contro le truppe napoleoniche che furono poi sconfitte nel 1813 e l'iscrizione che si può vedere nella parte superiore è proprio dedicata alle truppe bavaresi, alla vittoria, però ricordando che la pace deve essere sempre presente. Perciò è un monito, diciamo, al cessare delle guerre e a ritrovare la pace. Vediamo la foto successiva. Nella foto successiva abbiamo Re Ludwig I, era anche lui
cattolico come la maggior parte del regno di Baviera, e questa chiesa qui è una chiesa molto importante, la chiesa di Fürstenfeldbruck, perché anch'essa riporta a una pagina di storia della Baviera, in quanto il duca Ludwig II, siamo nel 1256, fece costruire questa bellissima e stupenda chiesa per espiare le colpe dopo l'uccisione della moglie accusata di tradimento. Ed è una pagina importante perché ancora oggi questa chiesa è molto visitata ed è ricca di importantissime opere d'arte. Andiamo avanti con le foto. La Baviera poi ricorda con tante statue Re Ludwig I. Qui siamo a Bad Kissingen, dove Re Ludwig trascorreva periodi di tranquillità insieme alla sua consorte. Bad, lo ricordo in tedesco, vuol dire terme, cure. Infatti, molte teste coronate venivano in questa cittadina del nord della Baviera per rilassarsi e per riprendersi dalla vita monotona dell'epoca. Anche Re Ludwig I e anche molte volte sia Sisi che Re Ludwig II. Un'altra statua importante di Re Ludwig, la vediamo nella foto successiva, ed è anch'essa molto importante perché qui ci troviamo a Kelheim e Re Ludwig in questa foto tiene in mano i progetti di un'importantissima opera monumentale che si trova in Baviera e che, come tante opere, fu costruita proprio da Re Ludwig I. Se vediamo la foto successiva, possiamo vedere la maestosa Bifrei Ungshalle, anch'essa costruita intorno al 1850 per commemorare le battaglie vittoriose contro il dominio di Napoleone. Andando avanti nelle foto, vediamo l'iscrizione nel vecchio tedesco, nell'antico tedesco, quando ancora possiamo vedere König senza la umlaut sulla O e pertanto veniva scritto OE. E l'interno è qualcosa veramente di molto particolare. Se vediamo la foto successiva, e anche la foto dopo, perché riporta tutte le battaglie dell'epoca con tutti i nomi dei condottieri, dei soldati, dei generali che hanno combattuto queste numerosissime battaglie contro il predominio di Napoleone sulla Baviera. Vedete quanto sono grandi le statue rispetto a una persona, nella fattispecie mia moglie, ed è veramente un monumento molto importante che ricorda le vittoriose battaglie dei bavaresi contro delle truppe bavaresi contro il giogo di Napoleone della Francia sulla Baviera.
Se vediamo la foto successiva, andiamo a vedere un altro monumento che Re Ludwig I fece erigere in Baviera. Qui siamo al Valhalla, che riprende il Partenone di Atene, e al suo interno, nella foto successiva, possiamo vedere che sono riportati e ricordati importanti personalità tedesche. Al centro, in fondo, si può vedere proprio la statua del suo committente, Re Ludwig I, e ai lati di questo importante museo, diciamo, busti di importanti personalità tedesche come Goethe, come Sophie Scholl, eccetera, eccetera. Vediamo che Re Ludwig, perciò, ritornando a raccontare di quello che fece in Baviera, porta importanti riforme amministrative nell'apparato bavarese, aiuta le imprese e mette in mostra una politica che deve rendere l'intera Baviera consapevole della nazionalità bavarese, perché Re Ludwig I, come tutti i re di Baviera, è fortemente legato alla nazionalità bavarese e pertanto il suo credo, come quello di tutta la dinastia dei Wittelsbach, è quello di unione e di miglioramento della nazione e del suo popolo. Re Ludwig, poi vediamo che porta la stessa città di Monaco e la fa divenire nei suoi progetti, come lui spesso diceva, l'Atene sull'Isar, perché il re ha molto a cuore le sorti della Grecia, in quanto aiuta la Grecia aiuta la Grecia dal predominio, e nel 1832 manda suo figlio Otto, che diventerà il primo re di Grecia. Anche questo è una pagina molto importante della storia della dinastia dei Wittelsbach, perché il figlio di un re di Baviera diventa il primo re di Grecia per circa 30 anni, fino più o meno al 1860, quando poi Otto rientra in Baviera. Abbiamo detto di Lola Montez, che determina, diciamo, il brusco e repentino e repentina chiusura del suo regno. Questa ballerina viene corteggiata da Re Ludwig I, e nel momento in cui gli viene dato il titolo di contessa, ovviamente tutta la cittadinanza bavarese di Monaco insorge, anche se comunque la storia ci racconta che non è solamente questo il motivo per cui Re Ludwig abdica dal trono nel 1848. È un periodo in cui stiamo assistendo alla
alle prime rivoluzioni che partono anche dall'Italia, si espandono in Francia fino ad arrivare proprio nella Confederazione tedesca. Una specie di rivoluzione nel 1848 contro il dominio nobiliare da parte del proletariato, da parte della popolazione più semplice, proprio contro il regime nobiliare e contro tutte le vessazioni che gravavano sullo strato più debole della popolazione. Perciò questo crollo di Re Ludwig I dal trono di Baviera non è solo dettato dalle conseguenze della storia con la ballerina. Ci sono ovviamente radici molto più profonde e sicuramente molto più importanti da analizzare e che abbiamo appena raccontato. Se andiamo avanti con la foto, ecco, vediamo quello, la statua vista prima, che è la statua di Re Ludwig I, l'ennesima statua che si trova in Baviera dedicata a questo sovrano bavarese. Proseguendo con le foto, vediamo un'altra importante didascalia, perché abbiamo davanti a noi le bellissime alte saline di Bad Hracknal. Esse furono erette durante il regno di Baviera, durante il regno di Re Ludwig I in Baviera nel 1837 e sono ancora oggi considerate come le più belle saline d'Europa. Ancora oggi, a distanza di 150 anni, si può vedere l'architettura del tempo e soprattutto si possono vedere le immense ruote idrauliche che pompano l'acqua e ne ricavano il prezioso sale, che all'epoca era fonte di grandi guadagni per queste località. Apprezzate proprio per le terme. Possiamo andare avanti con la foto. Siamo sempre anche qui a Bad Hracknal. Questa è la facciata del bellissimo municipio. E anche qui ci sono sei importanti personalità, tra cui Carlo Magno, ma viene riportato anche qui Ludwig I, proprio in onore di un re che in Baviera ha fatto veramente tanto e ha portato la Baviera ad essere, diciamo, al centro dell'Europa, sia dal punto di vista culturale che anche dal punto di vista architettonico. Possiamo andare avanti con la foto. Ma Re Ludwig I non si dedicò solamente all'architettura e alla costruzione di importanti monumenti. All'indomani della secolarizzazione del 1803,
La maggior parte dei conventi, monasteri e abbazie di cui la Baviera è piena fu secolarizzata, pertanto tutte le attività religiose furono cancellate e dismesse e tutti gli edifici furono venduti, ma Re Ludwig I, da cattolico, come la maggior parte della Baviera, come detto, fece ritornare all'indomani della secolarizzazione i vari ordini di monaci a riprendere le abbazie e i monasteri che erano stati dismessi. Questa chiesa qui è la famosissima chiesa dei 14 santi ausiliatori, 14 Heiligkirche, e si trova nel nord della Baviera, nel piccolo paese di Lichtenfels, quasi al confine con la Turingia, ed è anch'essa motivo e luogo di pellegrinaggio perché c'è una storia di questi 14 santi che narra di un miracolo per cui sorse questa chiesa. Re Ludwig, che sapeva di questa storia, fece ritornare i frati francescani proprio dopo la secolarizzazione, non solo in questa chiesa, ma anche in diverse chiese. Se andiamo avanti ancora con le foto, vediamo la numero 37, abbiamo quasi finito. Quella precedente. Grazie Angela. Qua siamo ad Aschaffenburg, dove Re Ludwig e Teresa Hildburghausen di Sassonia vissero. Re Ludwig, siamo nel nord della Baviera, perciò in Franconia, non distante dal confine con il Land della Turingia. Re Ludwig apprezzava molto questa località come tante altre, tanto che per il suo clima mite definiva questa cittadina bavarese la Nizza di Baviera. Come sappiamo, Re Ludwig morirà poi nel 1868 proprio a Nizza. All'interno di questo antico edificio c'è un bellissimo tempio di Castore e Polluce che ricordano i miti dell'antica Grecia. E andando avanti con la terz'ultima foto, vediamo un'altra importantissima chiesa che anch'essa riporta a Re Ludwig I e non solo, perché se qua siamo ad Altötting, che è definito il cuore religioso della Baviera, siamo a circa 100 km da Monaco, a est di Monaco, è definita il cuore religioso della Baviera, è all'interno della chiesa al centro della Gnadenkapelle, sono conservati tutti i cuori dei regnanti bavaresi, perché un'antica formula voleva che il corpo dei regnanti bavaresi fosse seppellito lontano dal cuore. Pertanto, all'interno di questa chiesa, meta di un pellegrinaggio che non ha mai fine durante tutto l'anno, per via della bellissima Madonna Nera che si trova al suo interno, si possono vedere le urne d'oro con le proprie iscrizioni che ricordano proprio i re bavaresi.
Andando avanti e completando la sequenza di slide, vediamo una chiesa molto importante per Ludwig I, perché questa è la chiesa di San Boniface, l'abbazia di San Boniface, che si trova sempre a Monaco, eretta intorno al 1835 ed è legata sotto gli aspetti economici all'abbazia di Andechs, da cui dipende anche. Al suo interno, se andiamo a vedere, si possono vedere proprio le tombe di Ludwig I e nella foto successiva di Teresa Ildebrandshausen di Sassonia, le tombe dei due re, dei due regnanti bavaresi che furono i genitori di Adelgonda. Io farei intervenire un attimo Angela. Grazie per questo bellissimo viaggio nella Baviera con i genitori di Aldegonda. Alcuni luoghi che hai descritto, io li ho visti, tipo le saline e Allotting, sono bellissimi posti che invito tutti ad andare a vedere. E a me piace moltissimo quel quadro di tutta la famiglia con Ludwig e tutti i figli e la regina mentre stanno guardando un quadro, mi pare, è una tenerezza unica. Penso che nonostante che Ludwig fosse un po' farfallone, fosse comunque, mi dà l'impressione, poi non so, anche dalle descrizioni dei documenti quando Aldegonda viene chiesta in moglie da Francesco V. E dal futuro Francesco V, Duca di Modena, e, mi dà l'impressione comunque che fossero due genitori molto teneri, molto attaccati ai figli. Ho letto di Teresa che sopportò tanto questo marito un po' così. E che però quando ci fu il caso con Lola Montez non ne poté più e si trovò, se non mi sbaglio, a reggere anche il regno per un periodo, o mi sto dicendo una cretinata, No, Antonio. nel momento in cui Re Ludwig I abdica dal trono nel 1848 per motivi legati a Lola Montez, ma anche, come abbiamo detto, per motivi prettamente storici, stanno scoppiando in tutta Europa le varie rivoluzioni, abbiamo detto, perciò Re Ludwig capisce che il regime, diciamo, nobiliare non durerà ancora tanto, pertanto il motivo di Lola Montez forse è proprio la goccia, diciamo, che fa Tanto traboccare il traboccare naso. il vaso, perché lui capisce che si stanno diffondendo queste rivoluzioni. In Baviera c'erano stati due raccolti precedenti che erano andati, ho letto dal libro, molto molto male, pertanto tutta la popolazione stava molto soffrendo l'enormità delle tasse che i privilegiati comminavano alla popolazione, pertanto il fatto di conoscere questa Lola Montez, di dare il titolo di contessa, fa sì che ricada su questo motivo qua il fatto della sua caduta dal trono, ma nel momento in cui Re Ludwig lascia il trono nel 1848, suo figlio Maximilian II, che sarà il padre di Ludwig, che è il padre di Ludwig, prende subito in mano il regno di Baviera e perciò il futuro Re Ludwig II a 3 anni, ne parleremo poi la prossima volta, diventa senza saperlo e senza colpe il futuro re di Baviera. Perciò Grazie. è un concatenarsi di
di eventi particolari che portano poi il re Ludwig, neanche diciannovenne, ad essere il primo re di Baviera, il terzo re di Baviera. Ma cosa volevo dire? Mi è sfuggito quello che ti volevo chiedere. Ah, il fatto del cuore separato dal resto del corpo comunque era un'usanza, si vede molto Era data a un'usanza, quei tempi, perché sì, anche gli Asburgo facevano è vero, uguale, è vero, perché è mettevano vero. i cuori, se ben mi ricordo, nella Augustina Kirche, Sì. scusate sempre la pronuncia, e mentre venivano seppelliti nella Kaiserbrücke. Sì. Essendo, come abbiamo ricordato, molto cattolici, perché è la Baviera che ferma la prima azione protestante delle truppe che dal nord dell'Europa stanno scendendo verso l'Italia. Pertanto, se non arrivano in Italia, anche grazie alle truppe cattoliche bavaresi che fermano l'avanzata protestante verso l'Italia, ma la Baviera è prettamente cattolica. E soprattutto molto tradizionalista, pertanto all'epoca c'era questo uso di questa tradizione di conservare il cuore lontano dal corpo. E per quanto riguarda la Baviera, è stata scelta al Totting, che poi è il paese Sì, l'ho che visto, è dista bellissimo. Sì, 5 km dal paese del Papa Emerito Ratzinger, l'ho visto che è anche. proprio definito il cuore religioso della Baviera. Ecco perché è stato portato in questo paese di circa 6.000 abitanti, che è meta di pellegrinaggio continuo, soprattutto verso la Gnad in Capelle. La Daniela ci chiede appunto in merito a questo rito di separare, io non so il perché, sinceramente, il cuore dal corpo dei regnanti, il significato di questo rituale, io sinceramente non lo so, ciò Ma che lo fece. sinceramente il significato era una tradizione. Adesso non ricordo se c'è proprio un significato particolare. Devo leggere qualche cosa che ho al riguardo, però non mi sembra che ci fosse proprio un motivo particolare. Era una tradizione cattolica, che il cuore all'indomani della morte doveva stare Essere separato dal tolto. corpo, perché era la parte più importante Più nobile. e più nobile, e non doveva essere seppellita. Perciò veniva conservata in queste particolari urne dorate, e nella Gnad in Cappella al Totting si possono vedere in sequenza queste importantissime, queste preziose urne con i nomi dei regnanti bavaresi. Allora, adesso intanto ti leggo i saluti, ce ne sono tantissimi. Allora, cominciamo dal presidente federale di Croce Reale, l'avvocato Fabrizio Giampaolo Nocera. Buonasera a tutti, ad Antonio Quate, ad Angela. E ti ringrazia per l'esposizione e dice che è un onore averla questa sera come nostro relatore. Ci saluta Anna Clara Sirignano, Fabio Pizzoli, Miriam Montorsi che ci dice grazie per questa relazione molto interessante. Daniela Ori, non so se te la ricordi, Sì. buonasera cara Angela, felice di riascoltare Antonio Quarta. Bruna Anna Dedemo, una signora che ci segue sempre, buonasera a voi, grazie, molto interessante. Aldegonda come me dice che è bellissima la nostra duchessa bambina, che ti Federica. direi basta. Sì, poi la Daniela che ci chiede nuovamente, sì, quello che ti ho chiesto, il fatto di questo rituale di togliere il cuore, di nuovo il nostro presidente che ci dice: mi pregio di ringraziare calorosamente lo storico Antonio Quarta per l'eccellente intervento di questa sera.
Ringrazio la delegazione Croce Reale Francesco V, magistralmente guidata dalla carissima e esagerato e vulcanica Presidente Angela Baranzoni. Grazie. Esagerazione, esagerato. Niente, io direi che ormai sono le 11, possiamo chiudere perché non c'è altro. Io ho trovato molto esaustiva e interessante questa esposizione, Antonio, sapevo di chiederlo a una persona molto capace e molto esperta in questa materia. E abbiamo un altro saluto, aspetta che lo guardo da Facebook perché qua non riesco a vederlo. Barbara Saraceni dice ciao Antonio, grazie di tutto, grazie Angela. E sapevo che chiederlo a te era vincere un terno al lotto, come si dice. E niente, io non posso altro che rinvitarti e rinvitare tutti al prossimo incontro, sempre con Antonio, che ci parlerà del famoso re delle fiabe, nonché il re Ludwig II, che lo dico. Anche se non si dovrebbe dire, secondo me è stato suicidato, comunque andiamo avanti, che era il nipote sempre della nostra duchessa, e che esistono documenti comunque, anche se non si vedevano spesso, comunque anche esiste un carteggio con il nostro duca Francesco V, con Ludwig II, comunque non annunciamo troppo per il prossimo incontro, sappiate che venerdì prossimo avremo di nuovo Antonio Quarta che ci parlerà del sfortunato re Ludwig II, che ci lasciò in eredità però castelli meravigliosi, splendidi. Sperando che Se vuoi, riaprono sperando presto. che mi aprano presto e che mi aprino anche l'Auschwitz perché io non ne posso. Sì, col prossimo intervento parleremo di Ludwig II, che detto proprio dalla dinastia dei Wittelsbach, diciamo, è la personalità più importante dei Wittelsbach, perché nessun re in Baviera ancora oggi è ricordato come re Ludwig II, sia per ciò che ha lasciato, sia per questa sua morte improvvisa e prematura, e sia per l'alone di mistero che c'è ancora intorno alla sua morte, anche se anch'io non sono convinto di un annegamento, eccetera. Poi ne Sì, ne parleremo parleremo la prossima settimana, prossima settimana. che ci sono varie teorie anche sul fatto che ci si avesse organizzato una fuga, eccetera. Ma io rimango della mia idea che sia stato suicidato e basta. Comunque, un po' come Rodolfo, i cui documenti anche di Rodolfo di Meyerling non sono ancora stati resi pubblici, per cui c'è qualcosa che non è ben chiaro, diciamo così. Bene, Antonio, se non hai nient'altro da No. aggiungere, io saluterei tutti e vi ridò nuovamente appuntamento al prossimo venerdì, sempre alle 21:30, sempre con Antonio Quarti. Stavolta l'argomento sarà ancora più bello, Ludwig II. Saluti a tutti e buonanotte. Grazie ancora a tutti, è stato un piacere e ci vediamo alla prossima conferenza sulle Ludwig.